Non potevo uscire prima. Non fare questa domanda. Allora, diciamo una grande vittoria, insomma, contro una squadra che a primo tempo noi avevamo preparato la partita, penso che il mister aveva preparato la partita tutta la settimana in modo esemplare, quindi penso che alla fine si è rischiato, ma è il giusto, perché se Fabio De Luca mette dopo un minuto la palla dentro cambia sicuramente la partita. Non penso che la Vibonese ci abbia impensierito così tanto, poi alla fine noi abbiamo creato, ricreato e poi secondo me il risultato rispecchia ampiamente la squadra che meritava di vincere, secondo il mio parere. La munizione, l'hai detto lì, è stato un gesto istintivo oppure era evitabile? No, sicuramente è stato un gesto istintivo, però era evitabile perché ero diffidato, quindi salterò la partita di Matteo. Mi dispiace, però in quel momento secondo me era una fase di una partita un po' delicata, quindi purtroppo daremo spazio ad altri ragazzi. Diciamo che ancora c'è qualche cosa col melazzo, perché sta diffida è rimasta perché sì. C'era stata la squadra. Sì, sì, purtroppo sì, ma sto portando dietro da un po' di tempo. Però l'importante era non saltare questa, perché era una settimana, anzi, era dalla partita d'andata che sentivo sempre parlare di che noi avevamo quasi rubato la partita alla B. Invece adesso abbiamo dato dimostrazione che giocando con qualche under in più il risultato non cambia. E che comunque penso che avevamo meritato la vittoria là, l'abbiamo meritata qua, gente che nelle interviste nei giornali diceva che ci doveva ridare i 3 gol che avevamo fatto all'andata. E insomma, penso che noi non abbiamo parlato, abbiamo fatto i fatti, e questa rispecchia l'andamento di questa Vibonese che fa poche chiacchiere e tanti fatti. Hai provato più volte oggi a fare gol da calcio d'angolo? Vabbè, ma ci proviamo sempre, non è quello. È anche uno schema che noi proviamo e riproviamo in allenamento, però la cosa più bella è riuscire a far gol quando gli avversari sanno che tu puoi far gol, quindi diventa una sfida tra noi e loro, insomma. Però ripeto, il mister aveva preparato la partita alla grande, ci teneva in modo particolare a questa partita e siamo contenti di avergli fatto anche a livello personale un regalo importante, a parte i 3 punti che poi sono sempre importanti, però un derby secondo me è sempre una partita a sé, è fuori da tutto il campionato, insomma. Come si gioca senza avere il canto del pubblico? Cioè, non mi chiedete questa domanda, perché per me giocare senza pubblico veramente è giocare andare al teatro, perché diventa veramente, a livello personale ho sempre giocato in piazze dove il calore del pubblico ha fatto la differenza. Stanno mi dispiace veramente che i miei compagni, a parte lui che magari l'ha vissuto e sa che cosa sono i tifosi alla Mezzi, però magari gente che era il primo anno qua non può capire cosa sono i tifosi vigoreni, questo mi dispiace, rispetto la loro scelta, anche se a livello personale mi dispiace. Allora, Gianfranco Rondinelli, sì. Diceva il mister che questo ruolo ti ha cambiato molto.